Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Brevemente vi do il benvenuto a questo webinar organizzato da Europe Direct Roma Innovazione con la collaborazione, con la preziosa collaborazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Siamo in tantissimi oggi, vedo che ci sono tante, tante adesioni. E questo ci rallegra molto. Per coloro che fossero nuovi utenti, io brevemente, prima di introdurre il tema e di passare la parola alle nostre relatrici, che sono la dottoressa Carparelli e la dottoressa Ciriaci, consigliere economica della rappresentanza in Italia della Commissione, vorrei brevemente introdurre meglio presentare le attività che Europe Direct Roma Innovazione fa per avvicinare, diciamo, divulgare quanto più possibile l'informazione sulle politiche, sui finanziamenti, sulle opportunità dell'Unione Europea. Ci sono molti utenti quest'oggi, alcuni sono nuovi, quindi brevissimamente vorrei fare appunto una presentazione di quello che facciamo come antenna, diciamo, operativa divulgativa della Commissione Europea. Abbiamo uno sportello informativo che è aperto al pubblico, per cui i cittadini possono raggiungerci fisicamente e lì forniamo appunto un'attività di consulenza, di assistenza, sulle politiche, sui finanziamenti. Siamo raggiungibili anche tramite un contact center telefonico che è operativo tutti i giorni della settimana, sia la mattina che il pomeriggio. Altri canali con cui operiamo sono dei focus tematici, quindi dei canali tematici dedicati all'Europa e ai programmi comunitari, in cui rispettivamente questa per esempio è quella dell'Europa, in cui appunto riportiamo tutte le informazioni utili che possono essere di interesse per la cittadinanza, per i cittadini europei. E per gli enti locali, notizie, informazioni sui bandi e quant'altro, è un altro canale tematico che è programmi comunitari, in cui riportiamo tutte le informazioni sui programmi. Questo, per esempio, è quello della programmazione 14-20, in cui i cittadini hanno appunto accesso a tutte le informazioni e i documenti ufficiali per ciascun programma comunitario, i contatti con i rispettivi national contact point, e quindi cerchiamo, come dire, di divulgare quanto più possibile e di facilitare quanto più possibile la fruibilità delle informazioni sull'Unione Europea. Facciamo anche delle giornate informative tematiche in presenza e così come a distanza, come con questo webinar. E poi abbiamo una banca dati di ricerca partner, per cui per coloro che volessero presentare delle progettualità europee, li supportiamo anche nella creazione dei partenariati. Brevissimamente, questo webinar con cui oggi iniziamo è appunto un webinar di fondamentale importanza per il tema trattato. Tratteremo il futuro dell'Unione e il suo bilancio, e quindi è chiaro che come dire, andremo a esplorare quello che sarà l'orizzonte post 2020, tenuto conto anche appunto del periodo in cui ci troviamo di preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale. Con questo webinar, che inizialmente era stato pensato insieme alla rappresentanza della Commissione in Italia come momento di aggiornamento per la rete, degli EDIC, ricordo che la rete nazionale conta su 44 sportelli, su 44 centri Europe Direct che per l'appunto forniscono questa assistenza ai cittadini per facilitare la divulgazione delle informazioni sull'Unione Europea. Però, data l'importanza e la strategicità del tema trattato, abbiamo ritenuto e concordato con la rappresentanza che fosse opportuno socializzare questo momento di informazione anche ai nostri utenti. Quindi apriamo appunto con questo webinar con cui inauguriamo questo ciclo dedicato ai finanziamenti e alle opportunità, ai finanziamenti e alle politiche europee. I successivi appuntamenti, alcuni sono già definiti, altri sono in programmazione,
Sono questi qui, vedrete che il 3 maggio avremo le fonti di tratteremo le fonti di informazioni europee. Un altro webinar sarà dedicato al pilastro europeo dei diritti sociali. Il 31 maggio avremo quello sulla cooperazione territoriale. Il 14 giugno parleremo dei fondi FIE, quindi dei fondi strutturali di investimento nel corrente periodo di programmazione. Cercando ovviamente di avere un occhio, come dire, a quelli che saranno gli scenari per il futuro periodo di programmazione, e poi dedicheremo gli ultimi due seminari di questo ciclo ai finanziamenti diretti all'assistenza esterna. Io vi ricordo una piccola comunicazione di servizio che potete fare, tutti i partecipanti possono fare delle domande in chat. Io ora a breve passo la parola alle relatrici perché il tema è assolutamente di grandissima importanza, per cui non voglio sottrarre tempo prezioso, credo che sia più opportuno entrare nel vivo della presentazione. La dottoressa Carparelli inizierà il suo intervento presentandoci un po' quelli che sono gli scenari per il futuro quadro pluriennale, per il futuro bilancio dell'Unione Europea, quelli che sono gli scenari e le opzioni al vaglio attualmente. Ricordiamo che siamo in un periodo in cui appunto di intensa preparazione del nuovo bilancio, si sono concluse da poco il mese scorso le consultazioni che la Commissione ha lanciato sul tema, sulla politica di coesione. Tra 2 settimane, a inizio maggio, la Commissione presenterà il suo pacchetto di proposte per il prossimo quadro finanziario, quindi siamo particolarmente grati alla dottoressa Carparelli che in qualche maniera ci fornisce un po' un orizzonte, cioè ci anticipa quello che appunto sarà lo scenario e le opzioni che sono al vaglio della Commissione e degli Stati membri. Io non sottrarrei altro tempo prezioso, inviterei Antonia Carparelli, che ringrazio ancora una volta per la partecipazione e per la disponibilità, a iniziare il suo intervento e le passo la parola. Buongiorno a tutti e grazie anzitutto a Europe Direct per l'organizzazione di questo webinar e grazie a tutti i partecipanti che hanno aderito numerosi all'iniziativa. Il tema della prima parte di questo webinar riguarda il futuro delle finanze dell'Unione Europea. Potrei chiedere di proiettare le slide? Grazie. E la prima parte, come vedremo, dalla struttura della presentazione, prevede un'introduzione generale alle finanze dell'Unione Europea, così probabilmente per molti di voi saranno cose note, ma è sempre bene partire da alcuni richiami di carattere generale. Poi ci occuperemo della situazione attuale, delle sfide che si pongono in particolare all'Unione Europea nella preparazione di questo esercizio che è collegato, come vedremo, alla discussione più generale sul futuro dell'Unione. Poi analizzeremo un po' le opzioni che la Commissione ha messo sul tavolo, facendo chiaramente notare agli Stati membri che le ambizioni devono essere sostenute da mezzi adeguati. E infine ci occuperemo un po' dei tempi e delle ragioni per cui questo esercizio è particolarmente urgente. Cominciamo dunque con lo sguardo d'insieme. Scusate, c'è qualche problema con la velocità di proiezione delle slide. Il futuro delle finanze europee è, come dicevo, strettamente collegato al dibattito sul futuro dell'Unione. Come un po' negli Stati membri, negli Stati nazionali, il dibattito sul bilancio riflette un po' il tipo di patto sociale che è dietro gli attori in generale, insomma, anche il bilancio dell'Unione riflette in larga misura l'accordo politico, la visione d'insieme che gli Stati membri hanno dell'Unione e delle sue priorità. Per quello è strettamente legata alle direzioni del progetto europeo, sul quale, come sapete, ci sono diversità di vedute, c'è un dibattito in atto piuttosto vivace e
e su questo naturalmente farò alcuni richiami, ma non potrò completamente coprire tutto l'ambito delle discussioni in corso. Per fortuna abbiamo una buona base di documentazione sulla quale la Commissione ha molto lavorato negli scorsi mesi e direi il riferimento essenziale è il documento di riflessione pubblicato ormai quasi un anno fa, ma ancora di grande attualità, sul futuro delle finanze dell'Unione. Il materiale di cui mi occuperò in questo webinar è largamente preso da questo documento che è stato oggetto di una discussione abbastanza vivace per un anno ormai e che si è affiancata alla discussione più generale di carattere politico sulle priorità dell'Unione. E per questo vorrei fare riferimento ai cinque documenti di riflessione che hanno riguardato tutte le tematiche calde sulle quali l'Unione si confronta, dalla globalizzazione all'Unione economica e monetaria, ovviamente al futuro dell'Eurozona, all'Europa sociale e al futuro della ricerca, insomma, tutte le tematiche che riguardano le politiche europee sono state coperte in questi cinque documenti di riflessione che erano stati annunciati e puntualmente poi prodotti dalla Commissione. Su tutti questi c'è stato un dibattito di cui tra l'altro c'è traccia sui siti della Commissione. Ci occupiamo appunto quindi del bilancio in questo quadro generale e richiamo gli elementi essenziali. Intanto rappresenta una percentuale esigua del reddito nazionale lordo, il riferimento si fa al reddito nazionale lordo dell'Unione e rappresenta una percentuale anche molto esigua della spesa pubblica totale dell'Unione, l'1% quindi del reddito nazionale lordo e il 2% della spesa pubblica totale. È interessante notare che nonostante l'allargamento, l'estensione delle competenze dell'Unione Europea, questa percentuale, anziché aumentare nel tempo, è andata riducendosi. È strutturato in quadri finanziari pluriennali, che sono di almeno 5 anni, questa è una norma del trattato, e negli ultimi quadri finanziari sono stati di 7 anni. È un bilancio, intanto forse un elemento da dire, è un bilancio che a differenza di quelli degli Stati membri è sempre in pareggio, quindi le risorse sono definite all'inizio di questo lungo periodo e non ci sono possibilità poi di ampliarle, non c'è discrezione di ampliarle nel corso del tempo anche con strumenti di indebitamento, cosa che invece accade nelle finanze nazionali. È un bilancio anche fortemente condizionato da elementi di inerzia, nel senso che sono alcune partite che da sempre fanno la parte da leone, diciamo, in questa struttura, e sono quelle per la politica agricola e quelle per la coesione, che rappresentano nell'insieme il 70% del totale. È una percentuale che è diminuita nel tempo, ma resta ancora, dicevo, oltre i 2/3 del bilancio delle finanze dell'Unione. Come è finanziato? È finanziato dai contributi di ciascuno Stato, come dicevo, non c'è la possibilità di ricorso al mercato e questi contributi sono definiti in base al reddito relativo degli Stati membri con dei meccanismi di correzione. E poi ci sono i proventi dei dazi doganali e una piccola quota basata sull'IVA. Un altro dato importante è che le risorse del bilancio dell'Unione sono per 3/4 amministrate dagli Stati membri, quindi da una parte le priorità sono definite a livello di Unione, ma poi questi fondi ritornano agli Stati membri. Ecco, questi sono dei grafici su cui vado velocemente che dicono sostanzialmente quello che avevo anticipato. Da una parte mostrano appunto l'entità quantitativa del bilancio dell'Unione rispetto al PIL, al reddito nazionale lordo europeo e rispetto alla spesa pubblica europea. E questo mostra l'evoluzione del tempo, il secondo grafico mostra l'evoluzione del tempo e quindi la tendenza alla diminuzione piuttosto che all'aumento.
C'è un articolo del trattato che definisce, l'articolo 312, che definisce quali sono gli obiettivi del bilancio dell'Unione e i limiti della sua gestione. Definisce intanto che è stabilito per un periodo, definito per un periodo di almeno 5 anni e appunto deve assicurare spese all'interno delle risorse strettamente definite. Il quadro finanziario pluriennale fissa non soltanto le spese in termini di le spese, gli impegni e i pagamenti per questo periodo lungo, ma fissa anche i massimali annui. Il quadro finanziario pluriennale in vigore è quello del 2014-2020, che appunto, come dicevo, è settennale come i precedenti, e prevedeva inizialmente, poi è stato rivisto, un massimale di spesa di 1.087 miliardi di euro per tutto il periodo. Questo grafico, che non so perché la visione non è perfetta, spero che da voi si veda meglio, ma in realtà è un grafico che mostra quello che già dicevo, la percentuale di spesa che è assegnata alla politica agricola e ai fondi di coesione. La parte gialla, sia quella giallo più intenso, sia quella gialla più canarino, diciamo, e tutta la parte dedicata alla politica agricola. C'è stata una profonda evoluzione della politica agricola, non è quella la PAC originaria, si è molto adattata un po' agli obiettivi dell'Unione, in particolare di sostenibilità, ma come vedete rappresenta tutt'oggi il 40% circa del bilancio dell'Unione. La parte blu è l'altra componente pesante del bilancio, delle finanze dell'Unione, sono i fondi di coesione, i fondi regionali, e anche questi, come vedete, hanno una percentuale importante, sono circa oltre il 30% del bilancio, mentre tutto il resto è la parte residua che riguarda quelle spese che poi hanno grande visibilità, se vogliamo, nella comunicazione, come l'Erasmus, Horizon, spese per la ricerca, le spese per gli amministrative. Ecco, tutto questo sono la parte residua del bilancio. Poi vedremo più in dettaglio queste componenti, per cui non vado velocemente qui. Quali sono le fonti di finanziamento del bilancio, delle finanze dell'Unione? La stragrande maggioranza viene dai contributi degli Stati membri, quindi proporzionale al reddito nazionale lordo, vedremo con alcune correzioni dei paesi. La parte residua, questa rappresenta il 73% delle risorse che affluiscono al bilancio dell'Unione. Mentre la parte residua sono diritti doganali, data il monopolio che ha l'Unione sulla politica commerciale, queste sono risorse veramente proprie, nel senso che afferiscono all'Unione automaticamente, e poi ci sono le risorse dell'IVA, che sono una piccola percentuale e sono anche queste diminuite nel tempo. Ho parlato di meccanismi correttivi. Perché i contributi è un capitolo importante che gioca che ha giocato un ruolo essenziale nei negoziati sul bilancio dell'Unione in passato, e questo è un elemento di cambiamento, perché probabilmente sperabilmente non ci saranno più. Perché mentre inizialmente i contributi erano definiti semplicemente in una maniera meccanica tra il reddito nazionale lordo dei paesi e il contributo che versava all'Unione, la crisi provocata all'epoca dalla Thatcher sull'eccesso di risorse che il Regno Unito versava all'Unione provocò una revisione con l'introduzione del famoso rimborso ad hoc o sconto al Regno Unito. Questo determinò una redistribuzione dei contributi che non conveniva ad alcuni paesi, per cui ci furono richieste di sconti aggiuntivi, per cui i paesi nordici diventavano contributori netti. È importante chiarire questo concetto di saldo netto. Ecco, questa fu una delle implicazioni di questa crisi dell'Unione determinata dal Regno Unito, fu il
focalizzarsi sul concetto di saldo netto, cioè sulla differenza tra il contributo che il Paese versa al bilancio dell'Unione e il cosiddetto e il ritorno, cioè la quantità di finanziamenti dell'Unione che percepisce. Questo dà il cosiddetto saldo netto, è un concetto importante perché poi tutte le analisi dei Paesi nel corso dei negoziati si sono focalizzati su questo saldo netto. Siamo contribuenti netti o percettori netti? E questo è uno degli elementi che non facilitano il negoziato, perché ciascuno chiede di avere il cosiddetto giusto ritorno, che molto spesso tanto giusto non è, perché è difficile quantificare poi i benefici che ogni paese ricava dall'Unione e che non sono riducibili al bilancio dell'Unione. Per quello il dibattito è stato alterato ed è sperabile che uno degli effetti, diciamo, non negativi almeno della Brexit sia quello di distogliere il dibattito da questa focalizzarsi sul saldo netto e guardare un po' al valore aggiunto che il bilancio ha da tutti i punti di vista per gli Stati membri. È stato talmente dominante nel dibattito preparatorio e successivo, lo è ancora, come sapete, i nostri leader politici fin troppo spesso fanno riferimento a quanto contribuiamo, che c'è ormai la consuetudine di pubblicare questi saldi, da cui, come vedete, che danno un riflesso di questa Europa valutata in termini contabili, che è un po' un modo molto, se vogliamo, un po' miope di valutare l'Europa in termini contabili, e da cui comunque risulta quali sono i paesi che contribuiscono, che li vedete sulla sinistra nel grafico, e quelli che invece beneficiano del bilancio dell'Unione. Come vedete, l'Italia è un contribuente netto, come si dice, è al quarto posto nell'elenco attuale, sarà il terzo, o dovrebbe essere il terzo, ora vedremo se appunto quando dal quadro uscirà il Regno Unito. Nel documento di riflessione che ho citato e che contiene molte più informazioni di quante ve ne possa dare anche sulle connessioni tra bilancio e politiche dell'Unione, si individuano quattro nodi cruciali per questo esercizio delicatissimo che è quello del post 2020. Intanto l'emergere di sfide che sono, credo almeno nella diagnosi, condivise da tutti, anche se nelle soluzioni meno condivise, e vedremo di quali si tratta, ma potete già intuire, dalla migrazione alla difesa, alla competitività, eccetera. Quello di riformare la politica agricola comune perché se bisogna far spazio alle nuove sfide, occorre ridimensionare un po' le risorse che afferiscono alle, diciamo, quelle risorse che chiamo un po' inerziali, quelle che si sono sedimentate nel tempo, che sono importanti perché sono parte del patto dell'Unione, ma la cui rilevanza, la cui priorità anche nelle opinioni dei cittadini è andata diminuendo. Si tratta di riformare la politica di coesione. E infine si tratta di capire se questo bilancio, nella sua struttura storica, nella sua struttura normativa, nelle sue caratteristiche normative e nei suoi metodi gestionali, sia adeguato, e quindi come si possano trovare forme di entrata e strumenti più efficaci per adeguare il bilancio alle nuove sfide dell'Unione. Sulle nuove sfide le ho già menzionate rapidamente, ma una sulla quale la crisi ha attirato drammaticamente l'attenzione è la pochezza di strumenti di cui l'Unione disponeva per fronteggiare situazioni emergenziali a livello economico, che si tratti di stabilizzazione, che si tratti di rilancio economico, eccetera. Di questo si occuperà poi nella seconda parte di questo incontro più in dettaglio la collega Daria Ciriaci, ma è chiaro che questo è un punto sul quale tutti gli Stati membri sono d'accordo. L'Unione è poco provvista di strumenti all'altezza delle sfide. Legato a questo c'è il completamento dell'Unione Economica e Monetaria, sono i problemi specifici che si sono, anche questi evidenziati dalla crisi, che si sono posti per la stabilità dell'Eurozona e la sostenibilità della moneta unica.
Il problema della sicurezza e incolumità, ahimè, è diventato un problema di grande priorità dopo la preparazione del quadro pluriennale attuale, le minacce terroristiche e i problemi di sicurezza anche di carattere informatico, sono sviluppi recentissimi e sui quali si avverte che l'Unione possa e debba fare di più. C'è il problema della gestione della migrazione, che è una priorità fortissima per l'Italia, ma non solo per l'Italia, e il problema della gestione delle frontiere esterne a cui che bisogna appunto dotare di mezzi adeguati. E infine le proiezioni dell'Europa nel mondo, in un mondo che sta diventando sempre più, che è in grande evoluzione con la distribuzione nel peso geopolitico dei diversi paesi e nella geografia economica, per cui l'esigenza di rendere l'Europa un attore globale e anche qui di dotarlo dei mezzi per essere un attore globale, e sono queste un po' la lista delle priorità che percepite, anche se con diversa intensità e con diverso grado di priorità, ma da tutti. Allora, comincerei intanto che cosa si fa con le politiche storiche, in primo luogo la politica agricola comune. Come dicevo, l'evoluzione storica ha lasciato in piedi questo grosso pilastro, ma lo ha ridimensionato nel corso del tempo. Pensate che all'inizio era il 73 quarti del bilancio dell'Unione, oggi è il 40%, che è una parte importantissima, soprattutto in un bilancio che resta limitato, ma comunque è diminuita di peso nel tempo. Un altro elemento che ha caratterizzato questa evoluzione è il fatto che le risorse per i pagamenti diretti si sono ridimensionate, quelli per il sostegno al reddito degli agricoltori, a vantaggio di programmi di sviluppo rurale. Questo è stato uno degli apporti dell'agenda dello sviluppo sostenibile, di cui poi parleremo meglio, che già, sul quale la Commissione ha preso l'Unione Europea, no, la Commissione ha proposto ovviamente, ma l'Unione Europea ha voluto e ha saputo avere un ruolo di leadership nell'agenda internazionale per lo sviluppo sostenibile, questo data ormai da oltre un ventennio, e su questo è stato, la politica agricola è stata uno dei contributi più forti che l'Unione ha voluto dare all'idea dello sviluppo sostenibile, quindi cambiando un po' la natura della PAC, di questa grossa componente che caratterizzava il bilancio sin dall'inizio. E un'altra delle caratteristiche di questa evoluzione è stata quella di renderla coerente con tutte le politiche dell'Unione, quindi in campo energetico, in campo, parlavo di sviluppo sostenibile, ma non solo questo, nel campo, nella visione dell'occupazione, della formazione, degli investimenti in capitale umano. In qualche modo, poiché queste risorse in qualche modo erano difficilmente trasferibili in altri settori, si è detto: cerchiamo di fare in modo che questa spesa contribuisca agli obiettivi dell'Unione. Quindi c'è stata una modernizzazione significativa anche proprio nei mesi recenti. La Commissione ha fatto proposte che vanno in direzione di questa modernizzazione, che quindi continua, ma che probabilmente dovrà fare altri passi se vogliamo creare spazio nel bilancio per le altre priorità. La politica di coesione, anche questa, ora, come dicevo, è il 32,5% del bilancio dell'Unione, circa 350 miliardi nel quadro attuale, e che corrispondono a 50 miliardi annui, quindi anche questa è una componente importante. È articolata su tre fondi di coesione: quello di sviluppo regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Coesione. Sono fondi anche questi storici e sanciti dai trattati. Va tenuto conto che queste grosse componenti hanno radici nel trattato, per cui cambiarle drammaticamente significa anche cambiare i trattati, e che non è una roba da poco. Quindi ragioniamo soprattutto di trasformazioni evolutive coerenti con l'interpretazione dei trattati e ai quali appunto si sta lavorando. E poi abbiamo anche una cosa invece, una new entry relativamente in questo quadro dei fondi. Della politica di coesione, il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, che può essere utilizzato in caso di calamità naturali e di cui l'Italia è stata un beneficiario.
queste sono un po' le priorità politiche in cui si articolano i fondi di coesione. Anche qui l'evoluzione che c'è stata nel corso del tempo, e questo soprattutto direi nel quadro finanziario attuale, quello corrente 2014-2020, ma era già un po' iniziata all'inizio del secolo, l'idea di usare questi fondi storici a servizio delle priorità emergenti. E quindi vedete in questa tavola, questa molto colorata, molto colorita, scomposta in varie un po' che copre un po' tutte le priorità dell'Unione, che vanno dall'investimento in ricerca, in risorse umane, nel mercato del lavoro, trasporti, energia. Ecco, i fondi di coesione sono stati progressivamente riorganizzati e riadeguati alle politiche dell'Unione in generale, compreso il semestre europeo di cui io e Daria Cireci ci occupiamo più specificamente. La politica di coesione, il bilancio della politica di coesione è come sempre un bilancio così misto, nel senso che ha avuto un grosso ruolo, per esempio nel caso della crisi, siamo riusciti a compensare con alcuni adattamenti un po' quelle rigidità del bilancio dell'Unione, usando, come si dice in gergo europeo, front loading, cioè dando la possibilità di anticipare la spesa per i fondi strutturali in funzione anticiclica, un po' per contrastare la crisi. Sono state fatte anche altre aperture, per esempio si sono limitate le esigenze di cofinanziamento, questo è stato fatto in maniera massiccia per la Grecia, è stata fatta per tutti i paesi in crisi. E quindi il bilancio, da questo punto di vista, il fatto di si è confermata come una grande risorsa. Detto ciò, conoscete probabilmente meglio di me le difficoltà, perché siete sul campo, le rigidità che ancora affliggono la gestione dei fondi strutturali e soprattutto la grande complessità che viene lamentata da tutti i beneficiari e che comporta spesso ritardi nell'utilizzo e anche quindi un po' con un effetto perverso, nel senso che sono poi le regioni più efficienti, più brave, così a utilizzarli appieno e le regioni che ne avrebbero più bisogno a utilizzarli di meno. Allora, questo è il quadro, credo di aver dato un quadro così essenziale della struttura, del funzionamento e dei problemi di questo esercizio di preparazione delle finanze dell'Unione. La consapevole, già perché nel corso di questo dibattito sono emerse preoccupazioni, diversità di vedute, diversità di priorità, inevitabilmente la Commissione è consapevole che sarà un esercizio difficile. Difficile anche, lo vedremo meglio, perché ovviamente la Brexit, l'uscita del Regno Unito, fa venir meno, come avete visto da quel grafico che ho mostrato, il secondo contribuente netto. Dopo la Germania, il Regno Unito era il secondo, nonostante l'accordo di Fontainebleau e le proteste della Thatcher, il Regno Unito era stato un grande contribuente netto dell'Unione, e verranno meno una componente annualmente circa dai 10 ai 12 mila miliardi di euro, che non è una piccola somma. Consapevole di queste difficoltà, la Commissione ha preparato per i leader europei un documento che è molto più snello di quello del grande documento di riflessione, ma non è solo molto più snello, è anche molto più pragmatico, più onesto, è anche un po' più utilizzabile dagli Stati membri per le loro valutazioni. E li ha posti di fronte a una serie di domande, di opzioni, ispirandosi poi a quel richiamo che ha fatto Jacques Delors, dicendo: l'Unione deve avere i mezzi per le sue ambizioni, se no c'è qualche cosa che non va. E allora, la Commissione ha detto: queste sono le nostre Quali sono le nostre ambizioni e quali sono i mezzi che sono all'altezza di queste ambizioni? Anzitutto, tutti riteniamo che sia importante avere una politica comune di difesa esterna, e questo è un tema in particolare molto importante per l'Italia.
Una delle grandi innovazioni recenti è stata quella di istituire la Guardia di Frontiera e Costiera Europea. Questa è una innovazione recente, è stata del 2016 ed è entrata e ancora sta diventando operativa, perché naturalmente queste cose richiedono tempo. La Commissione dice: abbiamo tre opzioni. Se restiamo con quello che abbiamo oggi, noi stimiamo, e quindi con la messa in, con l'implementazione di quello che è già stato deciso, ci occorrono 8 miliardi, che è lo 0,8% dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Se vogliamo fare qualche cosa di più serio, migliorare ed essere così, a fare un processo crescente ed incrementale di costruzione di questa guardia di frontiera, dovremmo mettere in campo dai 20 ai 25 miliardi per 7 anni, cioè passare dall'1,8 o al 2-3% dell'attuale quadro finanziario. Se volessimo avere davvero un sistema completo di gestione delle frontiere affidato all'Unione Europea, come fanno gli Stati Uniti, allora il conto diventa molto più salato e occorrerebbe mettere in campo 150 miliardi di euro in 7 anni, cioè arrivare al 14% del quadro finanziario, del bilancio, delle finanze dell'Unione. Io cercherò di essere, perché ci restano 15 minuti e non vorrei perdere la possibilità di riassumere un po' e dire perché questo dibattito è così urgente, e come tutti possano e debbano preoccuparsi di contribuire a questo dibattito, e di quanto sarebbe importante che l'Italia partecipi con i pieni poteri a questo dibattito. Per cui vado rapidamente su queste opzioni. Le slide naturalmente sono a vostra disposizione, per cui se volete approfondire ognuno per le priorità che sono più essenziali, potete fare riferimento alle slide. Quindi leggerò ora rapidamente i titoli, le grandi voci. E poi passerò all'ultima parte, che invece riguarda i tempi e le ragioni dell'urgenza. L'altra grande partita in campo è l'Unione Europea della Difesa, e qui è stato istituito un fondo europeo per la difesa, ma la Commissione naturalmente fa presente che per sviluppare questa grande scommessa dell'Unione, quella di avere una difesa comune perduta all'inizio e poi mai più perseguita con sufficiente serietà, ma che ora si sta delineando, anche qui c'è bisogno di rafforzare sensibilmente il bilancio. C'è un'altra voce che non ha preso tantissime risorse del bilancio dell'Unione, ma il cui valore aggiunto viene condiviso da tutti e viene considerato da tutti estremamente elevato, è quello del programma Erasmus. E qui abbiamo la possibilità di, se parlate con gli studenti Erasmus, tutti dicono: bellissimo, ma troppo poco sia in estensione sia nelle risorse che si danno ai giovani e che danno l'autonomia ai meno, diciamo, a quelli che non vengono da grandi famiglie, che possono permettersi di mandare figli all'estero, di beneficiarne. E quindi si tratta di decidere se vogliamo raddoppiare il numero di partecipanti o addirittura in sbilancio, perché secondo me questa sarebbe una delle grandissime priorità dell'Unione, di dare almeno a un giovane su tre l'opportunità di beneficiare dei programmi Erasmus. E poi c'è la partita del digitale, che sta diventando un elemento di grandi diseguaglianze tra paesi e nei paesi. Ecco, se l'Unione, e questo riguarda sia la competitività d'insieme dell'Unione, sia la possibilità dell'Unione di giocare un ruolo nel colmare le divisioni, quindi assumendo un ruolo più elevato nel campo della trasformazione digitale. E anche qui si tratta di decidere se gli attuali livelli di investimento sono sufficienti o se varrebbe la pena almeno di raddoppiarli per ragioni di competitività e di coesione. Poi, la ricerca europea, anche qui, se vogliamo essere, io non mi stanco mai di ripetere che le grandi compagnie internazionali che dominano il mercato e che non sono europee hanno beneficiato largamente degli investimenti pubblici,
nel campo della difesa, nel campo della ricerca, eccetera. Fino a quando l'Europa non avrà una capacità di mettere assieme sufficienti progetti, sufficienti di beneficiare dell'economia di scala, è difficile che possa vincere la partita di lungo periodo della competitività. E anche qui si tratta di decidere qual è il livello di ambizione dei fondi da mettere a disposizione della ricerca europea, se quelli attuali sono sufficienti, se vanno accresciuti e di quanto. Questo è il capitolo dell'Unione Economica e Monetaria. Ho detto che è una delle aree che la crisi ha rivelato di grande debolezza, lo è, lo resta, vi parlerà sufficientemente a lungo Daria di questi temi, per cui non mi soffermo sulle proposte che sono in campo, ma anche queste sono state elencate come parte di in questo dibattito che si è tenuto al Consiglio europeo e sono parte del documento di opzioni, tra l'altro pubblico, insomma, per cui che io ho molto riassunto qui, ma il documento pubblicato alla Commissione dà tutti i dettagli su queste opzioni e sui costi delle singole opzioni, delle opzioni alternative. E ora veniamo ai capitoli là, da dove la Commissione dà per scontato che, per quanto si possa essere ambiziosi, non è realistico attendersi un massiccio aumento del bilancio europeo, non soltanto perché per via della Brexit, ma perché siamo in tempi difficili per tutti gli Stati membri, alcuni hanno difficoltà più diciamo di carattere di opinione pubblica, altri hanno difficoltà di finanze pubbliche e quindi insomma non sarà facile avere una coperta che resterà stretta, come si dice di consueto, insomma, per cui bisognerà fare in modo di usare le risorse al meglio. Allora, come si fa? Cosa ne è della politica di coesione, che è l'altra grande partita? Le opzioni, si possono vedere questi grafici che vengono appunto dal documento delle opzioni, attualmente tutti i paesi beneficiano in qualche misura, naturalmente in proporzione inversa al loro reddito, delle politiche di coesione. Cosa succede se si decide di concentrare la politica di coesione sui paesi a più basso reddito? E qui ci sono le tre, quell'opzione, la prima è così l'attuale quadro, la seconda è un certo ridimensionamento sulle regioni, tenere fuori le regioni a reddito più elevato, limitarle ad alcune regioni in cui sarebbe anche appunto il sud dell'Italia, e la terza è quella che terrebbe conto del reddito medio dei paesi. Stesso ragionamento si pone per la politica agricola, anche se qui il discorso non è di carattere geografico, ma è di carattere settoriale. Quali sarebbero le implicazioni di un taglio del 30%, del 15% alla politica agricola, quali sarebbero le implicazioni per i paesi, per il settore e per le politiche economiche, perché una delle ipotesi che si fa è che la politica agricola diventi un po', che questi tagli avvengono con un meccanismo di cofinanziamento che finora non c'è stato. Ricordate che mentre la politica di coesione è legata al cofinanziamento, cioè i fondi europei vengono raddoppiati, amplificati dal fatto che gli Stati membri si impegnano ad affiancare i fondi europei con spese con fondi nazionali, la politica agricola non funziona così. La politica agricola è totalmente finanziata dall'Unione. Quindi una delle ipotesi sul campo di cui la Commissione discute è la possibilità che si affianchi anche in questo caso il cofinanziamento degli Stati nazionali. Altri capitoli importanti esaminati in questo documento di opzioni è quanto possiamo spingerci nell'uso di strumenti finanziari più sofisticati, cosa che è stata un po'. È sempre stata dall'epoca della BEI, a fianco del bilancio comunitario, un po' per ovviare alle rigidità del bilancio comunitario, ci sono appunto i fondi di finanziamento, appunto, in qualche modo, che sono la possibilità di indebitamento con molte restrizioni,
che si sono allargati nel corso della crisi, e uno, l'esempio più macroscopico, è il piano Juncker. Ecco, abbiamo una pluralità di questi strumenti, e una delle cose che la Commissione sicuramente consiglia è di dare organicità e renderli più coerenti. E la questione è di quanto si possa e si debba aumentare il ricorso a questi strumenti innovativi. Altre questioni prese in considerazione sono l'uso più flessibile dei fondi, per esempio se non si usano i fondi europei, se è possibile gestirli in maniera più flessibile a livello centrale, mentre ora vengono automaticamente restituiti agli Stati membri. La Commissione propone, suggerisce come una delle opzioni di usare quelli per costituire una riserva dell'Unione, che sarebbe preziosissima in casi di emergenza, come appunto gli ultimi anni ci hanno insegnato. E infine, ma non ultimo, il dibattito importante, diciamolo pure, avviato dall'Italia sulle condizionalità. Esistono le condizionalità nel bilancio europeo, le prime sono quelle legate alla buona gestione, al rispetto del regolamento finanziario, alla capacità amministrativa, altre se ne sono aggiunte legate alla gestione delle finanze nazionali, quindi al rispetto delle regole europee, altre se ne sono aggiunte legate agli obiettivi di lungo periodo dell'Unione, dal tempo del lancio della strategia 2020, eccetera. Il dibattito più recente invece è il dibattito su quanto i finanziamenti europei possano e debbano essere condizionati al rispetto dei diritti umani, ed è un dibattito delicatissimo che riguarda gli sviluppi politici recenti e, inutile dirlo, estremamente sensibile e anche rischioso dal punto di vista della coesione tra paesi, e soprattutto rischioso perché le vittime non ne sarebbero soltanto i governi poco leali, poco impegnati alle regole della democrazia o libertà di stampa, ma anche i beneficiari, che probabilmente potrebbero avere una funzione nel contrastare derive antidemocratiche. Altro grande dibattito, naturalmente, è quello sulle risorse. Come la Commissione è stata molto netta sull'opportunità di arricchire, di dotare l'Unione, c'è il rapporto presentato da Monti su questo, che è molto dettagliato e di grande interesse, su come e perché sia importante dotare l'Unione delle risorse proprie. La Commissione in questo documento presenta le opzioni, varie opzioni. Io vorrei chiudere negli ultimi due minuti per spiegare perché è un esercizio così difficile e così importante. Ho parlato già della Brexit, ma va ricordato che resta un esercizio che richiede molti attori, il Parlamento, il Consiglio, è una procedura lunga, il Consiglio occorre l'unanimità, è un obiettivo. Questo è uno dei problemi del nostro quadro finanziario, il fatto che tutti debbano essere d'accordo, e che quindi è un negoziato defatigante, difficilissimo, e è tecnicamente complessa, perché ogni volta che si fa un'ipotesi, tutti che hanno bisogno di fare, hanno sviluppato dei modelli per cui diversi input danno un risultato ancora purtroppo con in termini di saldo netto, e tutti i ministeri dell'economia e delle finanze dei paesi quindi aspettano a prendere una posizione per capire che cosa un'implicazione significa per i diversi paesi. Quindi è un esercizio difficilissimo, e in più siamo alla vigilia della scadenza del mandato, l'anno prossimo scade il mandato di questa commissione, quindi abbiamo tempi strettissimi. È importante. Ci sono tecnicamente i tempi per arrivare a un accordo prima della scadenza del mandato della Commissione. Questo significa però un lavoro intensissimo nei prossimi mesi, e che dovrebbe cercare di evitare questo. Questo è un grafico terrificante che mostra l'impatto dei ritardi. Che cosa ha significato? Nel quadro precedente si era nel mezzo della crisi, quindi anche quello è stato un esercizio difficile per ragioni diverse, ma non troppo, la parte istituzionale è sempre la stessa. Ecco che cosa provocano i ritardi, questo grafico, nell'approvazione del quadro finanziario pluriennale: una drammatica caduta nella disponibilità nell'uso dei fondi europei,
che naturalmente penalizza quelli che ne hanno più bisogno. Questo grafico vede all'inizio di questo quadro finanziario pluriennale c'è stata una drammatica caduta, quindi venir meno di una risorsa, diciamolo pure, in funzione assolutamente procicliche, perché quello era, eravamo, il quadro finanziario è entrato in vigore nel 2014, specialmente molti paesi, l'Italia in primo luogo, erano ancora alle prese con le difficoltà della crisi, con un bisogno drammatico di riprendersi, e in quel momento veniva meno una risorsa essenziale che aveva aiutato appunto la crescita, le regioni a far fronte alla crisi. E quindi questo è uno degli obiettivi sul quale la Commissione ha invitato gli Stati membri a riflettere, è l'importanza di rispettare le tappe. La Commissione, il processo è stato un po' ritardato dalla Brexit, inevitabilmente, ma la Commissione si è impegnata a presentare il prossimo 2 maggio, o comunque all'inizio di maggio, la sua proposta formale, suffragata, insomma, accompagnata dalle proposte legislative, e ha detto che farà del suo meglio, e questo devo dire che il Parlamento europeo si è anche pronunciato in maniera favorevole perché i negoziati siano intensissimi e prima della scadenza del mandato si arrivi a un accordo. Questo è il mio ultimo gra il mio ulti la mia ultima slide, che è un po', diciamo, che di riassunto, cioè che dà l'idea un po' della complessità di quante istanze debbano essere compensate, bilanciate in questo negoziato che, come dicevo, è difficilissimo, cioè si tratta di trovare una buona media, un accordo tra quanto la stabilità e la flessibilità del quadro finanziario, tra le politiche e le priorità nuove e tra quelle storiche sul quale il bilancio è fortemente orientato attualmente, in che misura privilegiare le priorità europee, i cosiddetti beni pubblici europei, un elemento che è entrato nel dibattito attuale, in che misura invece tener conto delle priorità nazionali e via discorrendo. Insomma, queste sono tutte le grandi questioni, risorse proprie, eccetera. Questo ora sarà il dibattito, un po' sono i temi del dibattito dei prossimi mesi, sui quali spero di avervi dato alcuni elementi per esserne parte attiva. Grazie. Grazie infinite Antonia Cappiarelli. Non solo la ringraziamo, ma ci complimentiamo perché, come peraltro anche alcuni partecipanti in chat stanno esplicitando, la ringraziamo per il rispetto dei tempi, ma soprattutto per una presentazione che oserei definire magistrale, perché è riuscita a rappresentarci con la massima chiarezza un tema articolato, complesso, quasi quasi facendocelo, appunto, presentandocelo come se fosse un tema semplice. La ringraziamo per la completezza della sua presentazione, ci ha fornito perfettamente il quadro di dove siamo, di quali sono le sfide del processo di costruzione del bilancio e quindi delle relative implicazioni sulle politiche che per il prossimo periodo di programmazione saranno oggetto quindi appunto di finanziamento da parte dell'Unione Europea, e la ringraziamo proprio per la chiarezza in cui ci ha rappresentato la complessità di questo esercizio che vede impegnate ora la Commissione e gli Stati membri. Abbiamo 10 minuti per le domande, quindi invito tutti i partecipanti che volessero fare le domande a farle tranquillamente, così c'è una prima domanda da parte di Valeria Agnello che chiede dove possiamo trovare dati specifici sul disimpegno e sulle frodi e le irregolarità. Questi sono una riserva importante dalla quale recuperare risorse. Questa è una prima domanda che non so se intanto Antonia vuole iniziare a rispondere. Mi sentite? No, no, non sono sicura di aver capito la domanda, un po' perché l'audio non è ottimale, un po' perché si parlava di impegni su che cosa? Di impegni riferiti. Allora, intanto la domanda è riportata qui nel box laterale, Antonia, se mi sente. La domanda era,
dove possiamo trovare dati specifici sul disimpegno delle risorse. Il tema era recuperare le risorse, visto che comunque tante sono le priorità. Questi sono i dati sul bilancio europeo, sono regolarmente pubblicati dalla Commissione nel bilancio annuale. Ogni anno sono individuate le partite che vengono restituite agli Stati membri, e questi sono i fondi che non sono usati dal bilancio a livello europeo, insomma, quindi vengono restituiti. La contabilizzazione è un po' tardiva, perché spesso bisogna aspettare e verificare. Sapete che per la coesione, ma anche ci sono dei tempi di utilizzo dei fondi che si estendono all'anno successivo, quindi bisogna, ecco, su questo ci vuole una cultura del bilancio per andarli, non sono dei dati facilissimamente reperibili, però appunto qualcuno che abbia esperienza di lettura del bilancio europeo sa che sono chiaramente una delle voci del bilancio annuale. Grazie, credo che la domanda avesse una seconda parte, che era rispetto alla possibilità di recuperare fondi dalle frodi e dalle irregolarità che spesso vengono commesse. Nel quadro di irregolarità ci sono dei diverse gradi, diverse tipologie di ci sono irregolarità formali, ci sono casi di frode, eccetera, e naturalmente per ognuno, queste irregolarità comportano appunto la restituzione al bilancio europeo, però anche quello, il meccanismo poi è di restituzione agli Stati membri, non so la percentuale esatta, ma molto spesso in casi di irregolarità e frode responsabili di queste irregolarità poi attraverso le procedure, procedure civili e penali talvolta restituiscono dei fondi al bilancio europeo, e questi di nuovo, per la ragione che dicevo prima, non restano di proprietà del bilancio europeo, cioè è un bilancio che si chiude in pareggio, se c'è un attivo viene restituito agli Stati membri. Attualmente. E questa è una delle proposte sulle quali la Commissione propone di introdurre una novità, cioè di usare questi fondi, diciamo il surplus cosiddetto del bilancio europeo che attualmente viene restituito agli Stati membri, di usarlo per questa riserva dell'Unione. Grazie Antonia. Un'altra domanda, che forse più che una domanda è una considerazione che un partecipante vuole socializzare, dice: il messaggio che abbiamo ricevuto è che la coperta è corta, no? Le priorità, le sfide sono tante e le risorse sono limitate. E dice questo partecipante: non sarebbe forse meglio scegliere due o tre obiettivi e realizzarli compiutamente? Tutto il resto deve necessariamente essere rimandato al futuro, questa cosa non l'ho ben capita. Continuare ad applicare il principio di tutto non consente di raggiungere compiutamente alcun obiettivo. Che ne pensate? Forse io mi permetto, prima di lasciare la parola alla dottoressa Carparelli, che chi più di lei è meglio di lei può rispondere, però forse il messaggio ricevuto finora sia dalle novità di questo esercizio di programmazione, proprio la concentrazione tematica, eppure quello che ci ha presentato lei finora, è proprio che complica anche questo esercizio di programmazione finanziaria, è lo sforzo di concentrare le risorse. Quindi il messaggio di tutto un po' non credo che sia quello poi effettivamente al vaglio, no? Mi sembra che la logica... Io sono assolutamente, non posso che sostenere quanto ha detto. In realtà appunto lo grosso sforzo della Commissione è di intanto concentrare e definire le priorità, però non dimentichiamo che ci sono priorità diverse. Per l'Italia è fondamentale la migrazione e il controllo delle frontiere in questo momento, e la stabilizzazione della zona euro. Per altri, per la Francia per esempio, il terrorismo e la politica di difesa è più prioritaria rispetto ad altre cose. Quindi vanno rispettati. Per altri il problema del vicinato, la politica di vicinato, i paesi che vengono dalla storia appunto di rapporti che erano nella ex Unione Sovietica, che hanno il problema dell'Ucraina, eccetera. Allora, vanno rispettate le preoccupazioni di tutti, e
Così come nel bilancio nazionale occorre pensare all'alta velocità, ma occorre pensare al sud, occorre pensare alla sanità, occorre pensare. È sempre una mediazione complessa alla quale poi si arriva, secondo me, se c'è una percezione che c'è fairness, come c'è, cioè giustizia, c'è, cioè equità nel trovare un bilancio tra questi diversi equilibri. E per quello il concetto del giusto ritorno, per quanto limitato, probabilmente continuerà a stare a essere nell'aria, perché i paesi si chiedono, va bene, ci sono questi obiettivi, però in che misura i miei obiettivi sono riflessi? Per me è importantissimo avere il controllo delle frontiere, lo farei meglio se spendessi questo livello nazionale o se questi soldi dall'Unione Europea. Ecco, e questo è l'altro concetto che sarà fondamentale nella soluzione, qualunque sarà, è quella del valore aggiunto europeo. Se si riuscirà a dimostrare, come è spesso il caso, che un euro speso a livello nazionale può diventare 10 se speso a livello europeo, o 5, insomma, ora non esageriamo, insomma, cioè che c'è un valore aggiunto europeo di chiaramente dimostrabile, per cui alcune cose fatte a livello europeo hanno un valore estremamente più elevato che se fatte individualmente. Chiarissima, grazie molto. Antonio, un'ultimissima domanda, perché abbiamo solo un minuto, poi passiamo la parola a Daria Ciriaci per il suo intervento. L'ultimo quesito è: si pensa di agire sulle difficoltà amministrative di utilizzo delle risorse dei fondi SIE proprio per venire incontro alla scarsa capacità di gestione delle regioni meno sviluppate, ed eventualmente come? Si interverrà direttamente sulla capacità istituzionale da parte della Commissione, o si lascerà in mano alle regioni la scelta di percorsi adeguati? Questa è una domanda che merita. No, grazie per la domanda, è una domanda importantissima, perché appunto si tratta di evitare, come dicevo, quel circolo vizioso per cui le regioni più povere sono meno dotate di capacità amministrative e sono quelle che perdono di più, hanno la più alta probabilità di perdere i fondi. Allora, ci sono varie cose che vanno fatte. Una sicuramente è quella della semplificazione, anche se poi più facile da dire che a farsi, ma su questo la Commissione sta cercando di lavorare molto e sarà uno dei suoi impegni. L'altra è quella di mettere a disposizione delle regioni, appunto relativamente meno avvantaggiate, delle risorse centrali, una maggiore quantità di risorse centrali per assistere nell'uso dei fondi. Queste sono le due piste su cui si lavora, sono complementari, non alternative, e speriamo che il prossimo quadro finanziario, ma dipende anche dalla capacità delle regioni di far sentire la loro voce sugli assetti che poi saranno dati ai prossimi fondi. Anche quella di assicurare una certa stabilità però è un problema non di poco conto, perché continui cambiamenti al quadro legislativo possono anche compromettere la capacità amministrativa. Grazie a voi tutti. Grazie molto, c'è anche qualche altra domanda, ma vediamo se riusciamo a rispondere negli ultimi 10 minuti che ci lasceremo dopo l'intervento di Daria Ciriaci, alla quale passo subito la parola e la ringrazio, perché lei ci presenterà, appunto fornirà, completerà questo quadro presentandoci gli strumenti attualmente a vaglio per il rafforzamento dell'Unione Economica e Monetaria. Grazie Daria. Grazie a lei la parola. Grazie a voi chiaramente per l'invito di parlare di quello che è sicuramente uno dei temi centrali del dibattito in atto a Bruxelles e nelle varie capitali. Nella mia presentazione io mi focalizzerò soprattutto su come il quadro finanziario pluriennale può essere utilizzato per rafforzare l'Unione Economica e Monetaria. Chiaramente in questo caso il messaggio del Presidente Juncker è piuttosto chiaro, ossia il pacchetto di proposte del 6 dicembre scorso, di cui poi parlerò nello specifico, vuole dirci che praticamente tutti i paesi dell'Unione Europea
si sono impegnati, tranne la Danimarca, ad adottare l'euro. Per questo motivo ci sarà, si propone un budget per l'Unione Europea con delle linee dedicate alla zona euro e non assolutamente un budget separato per i paesi euro. Quindi un forte messaggio federalista in questo senso. Nella mia presentazione mi focalizzerò in particolare su tre proposte: quella di uno strumento per il supporto delle riforme, quella su uno strumento per la funzione di stabilizzazione che entrerebbe in gioco in caso di squilibri macroeconomici e shock asimmetrici, e sul meccanismo di convergenza che poi verrebbe appunto utilizzato dai paesi dell'UE che siano per adottare l'euro o in procinto di. No? Le proposte legislative, innanzitutto la proposta del prossimo quadro finanziario pluriennale verrà fatta il 2 maggio, come ha già anticipato Antonia. Per la fine di maggio verranno presentate le proposte legislative sullo strumento di supporto delle riforme e sulla funzione di stabilizzazione. Ora, quali sono, diciamo, da dove nasce e quali sono gli obiettivi che si propone il pacchetto del 6 dicembre? Allora, diciamo, l'obiettivo principale, chiaramente l'esigenza fondamentale in questo momento è quella di completare il percorso di riforma dell'Unione economica e monetaria. Il pacchetto del 6 dicembre si proponeva di orientare, come poi ha fatto, il lavoro sul quadro finanziario pluriennale post 2020, cercando di rispondere a tre interrogativi fondamentali. Prima di tutto, come riuscire e continuare a promuovere e sostenere le riforme strutturali negli Stati membri per consolidare fondamentalmente la ripresa e migliorare la convergenza, che è stata fortemente comunque ostacolata dalla recente crisi finanziaria e poi economica. Seconda esigenza, come possiamo riuscire a migliorare la capacità di risposta a degli shock asimmetrici, in questo modo proprio sostenendo gli stati membri della zona euro in particolare, e come spezzare il legame che abbiamo visto fortissimo con la crisi tra il debito sovrano e la situazione poi del settore bancario, cercando di ridurre i rischi sistemici, no? E rispondere in modo collettivo ai problemi. Ora, la proposta del 6 dicembre mette sul piatto quattro strumenti e quattro specifiche funzioni. Innanzitutto, come dicevo prima, un sostegno delle riforme nazionali, di cui parleremo. Un meccanismo di convergenza per gli Stati membri in procinto di aderire all'euro, una funzione di stabilizzazione e poi un sostegno al fondo di risoluzione unico. Nella mia presentazione io mi focalizzo sui primi tre, quindi quelli che vedete scritti in blu più scuro. Tutti questi strumenti sono fortemente interconnessi con il semestre europeo, quindi che è, insomma, come immagino sappiate meglio di me, il processo di monitoraggio e coordinamento delle politiche economiche europee che è stato istituito nel 2010 e poi operativo sostanzialmente dal 2011, che è stato messo in campo proprio per cercare di dare una risposta coordinata alla crisi economica, per il semplice fatto che le politiche economiche e gli obiettivi perseguiti, insomma, dall'Italia hanno un impatto sugli altri paesi europei e viceversa. Quindi nel pacchetto del 6 dicembre si cerca di dar vita, comunque si propongono degli strumenti finanziari che comunque siano il più possibile perfettamente integrati con la governance economica già esistente, no? Perché l'obiettivo chiaramente non è quello di complicare ulteriormente la governance della zona euro. Ora, come appare oggi il bilancio UE, così vediamo le differenze con la proposta della Commissione. Allora, il bilancio UE, come ci diceva Antonia poc'anzi, persegue tre obiettivi principali.
Innanzitutto quello della coesione economica e sociale della zona, dell'Unione Economica e dell'Unione Europea nel suo complesso. Quello della crescita sostenibile è quello di garantire un aumento della competitività e attraverso questa della crescita dell'occupazione dei 28, tra poco 27 paesi membri, e allo stesso tempo assistenza diciamo finanziaria a sostegno della liquidità breve qualora vi fosse la necessità. Dopodiché, al di fuori del budget UE, abbiamo quello della Banca Europea per gli investimenti indipendente, che comunque sostiene e finanzia progetti a supporto della crescita economica ed è anche molto attiva nel caso, ad esempio, del Piano Europeo per gli investimenti strategici, no? Perché insomma, comunque lo gestiona insieme alla Commissione. E poi esiste un meccanismo staccato, quindi extra budget, dedicato alla zona euro, che è il meccanismo europeo di stabilità, che si è occupato di fornire assistenza finanziaria agli stati membri della zona euro. Okay? Quindi questo è il quadro come appare oggi. Cosa succede, diciamo, con la proposta della Commissione? Allora, non ci sono grandi differenze sostanziali. Ok, perché la costruzione è simile. Quello, vedete nella parte superiore abbiamo un insieme di, diciamo, di fondi, quindi futuri fondi strutturali, un futuro programma di sostegno alle riforme strutturali di cui parlerò comunque a breve. Abbiamo un futuro fondo europeo per investimenti strategici, qui è da chiarire che l'idea appunto è quello di coordinare tutti gli strumenti già esistenti a supporto degli investimenti in Europa per rendere la situazione un pochino più chiara. E poi accanto a ciò che già esiste sostanzialmente propone di creare due strumenti aggiuntivi, quello in giallo e quello in verde. Abbiamo la funzione diciamo di stabilizzazione che opererebbe in parte tramite sovvenzioni, in parte tramite prestiti aggiuntivi e supplementari agli stati membri, e poi abbiamo lo strumento per la realizzazione delle riforme. Lo strumento di attuazione, diciamo, delle riforme, quindi per la realizzazione delle stesse, agirebbe su un insieme di priorità di riforme nazionali codecisi da Stati membri e Commissione. La funzione di stabilizzazione praticamente sosterrebbe diciamo, degli investimenti di nuovo, innanzitutto di natura pubblica, che vengono indicati come strategici dal Paese membro ed elencati, nell'idea della Commissione, in una piattaforma di investimento nazionale. Gli obiettivi perseguiti, chiaramente, i settori interessati sono, diciamo, quelli di oggi, no? Quindi abbiamo una parte che si dedicherebbe. C'è una domanda, mi dicono che le slide non si vedono. Comunque saranno disponibili. Va bene, io proseguo. Ah, ok, qualcuno li vede questo, grazie del supporto. Allora, come dicevo, questa quindi è la situazione che viene proposta per il quadro post-2020. Qual è il contenuto delle principali proposte, visto che dedico questi ultimi 10 minuti a questo? Allora, come si propone di sostenere le riforme strutturali? Sostanzialmente come con due strumenti. A questo proposito bisogna distinguere il periodo proprio post-2020 con il biennio 2018-2020. Allora, nel caso del primo strumento abbiamo uno strumento europeo per il finanziamento delle riforme strutturali che è destinato a sostenere un'ampia gamma di riforme, come le riforme nel mercato del lavoro e dei prodotti, riforme fiscali, riforme del mercato dei capitali. Queste sono riforme che verrebbero indicate dagli Stati membri all'interno del loro programma di riforme nazionali, negoziate con la Commissione in un calendario che vedremo tra poco.
dovrebbero essere riforme comunque che si propongono delle tappe fondamentali, no? I cosiddetti milestones, e degli obiettivi ben precisi, perché poi l'implementazione di queste riforme deve essere monitorata, perché l'esborso monetario da parte del budget europeo avverrebbe solo una volta che queste riforme sono attuate. Dovrebbero essere riforme implementabili nell'arco di 3 anni, sostanzialmente. Questo per quanto riguarda il periodo post-2020. Si propone poi una fase pilota tra il 2018 e il 2020, in cui si è chiesto agli Stati membri di partecipare volontariamente. Come si partecipa? Sostanzialmente decidendo di devolvere la riserva di efficacia prevista nella programmazione dei fondi strutturali in tutto o in parte al sostegno di riforme strutturali. L'idea è sostanzialmente cercare di capire come poter meglio gestire eventualmente la fase post-2020. Quindi in questo caso già vi sono ampie negoziazioni in atto con i paesi membri, anche con l'Italia. Il secondo strumento che viene previsto nel pacchetto del 6 dicembre invece riguarda il potenziamento del servizio di assistenza tecnica. Questo è un servizio che esiste e che è nato all'inizio del 2017 e ha sostanzialmente l'obiettivo di finanziare l'assistenza tecnica, un'assistenza tecnica ad hoc, quindi su misura per gli Stati membri che ne facciano richiesta. Attualmente per il periodo 2017-2020 è prevista una dotazione bilancio di circa 143 milioni di euro. Nella proposta del 6 dicembre si propone di portare questo budget a 300 milioni di euro per il periodo 2018-2020. Nel caso del periodo post-2020, la proposta della Commissione è quella che va nella direzione di un significativo potenziamento di questo servizio di assistenza tecnica, che andrebbe praticamente ad operare in modo complementare al meccanismo invece di cui ho parlato poco fa, che è un meccanismo di finanziamento, quindi non di assistenza tecnica. Quindi noi finanziamo e forniamo assistenza tecnica sempre, diciamo, su richiesta degli stati membri. Esiste poi lo strumento di convergenza per i paesi che aderiscono alla zona euro, quindi il secondo strumento proposto dalla Commissione, proprio nell'ottica che tutti, prima o poi tutti i paesi membri faranno parte dell'euro. In questo caso di nuovo si parla di assistenza tecnica per tutte quelle procedure che possono comportare un'elevata convergenza. Ora, in questo caso, per il periodo post-2020, questo strumento di convergenza sarà parte del programma di sostegno alle riforme strutturali, quindi quello di assistenza tecnica, di nuovo con un'adesione volontaria adesso, quindi si tratta sempre di una decisione che spetta ai paesi membri. Infine, funzione di stabilizzazione. Come diceva prima Antonia, sostanzialmente con la crisi economica ci si è resi conto che il budget europeo non era adeguato a far fronte agli squilibri che abbiamo visto nascere. Quindi la proposta della Commissione va nella direzione di dotare il budget di un insieme di risorse che possano essere attivate nel caso di uno shock asimmetrico che colpisca uno o più Stati membri e sostenga gli investimenti pubblici. È quindi, diciamo, uno strumento di sostegno e protezione del livello degli investimenti, destinata agli stati membri della zona euro, ma è aperta a tutti coloro che intendano parteciparvi. Si tratterebbe di un sostegno basato su prestiti e su sostegno del bilancio che si potrebbe articolare su 3 componenti: prestiti garantiti dal bilancio UE, un sostegno limitato annuale sotto forma di sovvenzioni,
E nel tempo si prevede anche la possibilità di dar vita a un meccanismo di assicurazione basato su contributi volontari degli stati membri, che praticamente potrebbe essere complementare e integrare il sostegno sotto forma di sovvenzioni della funzione di stabilizzazione. Ora, diciamo il quadro che aveva ovviamente il presidente Juncker di fronte agli occhi, che poi ha portato prima di tutto a intervenire per sostenere gli investimenti privati con il piano Juncker è questo: con la crisi abbiamo visto un crollo degli investimenti complessivi nell'Unione Europea pari al 20%, in alcuni paesi punte del 30%, no? In Italia abbiamo superato le punte del 30% per arrivare al 40% nel mezzogiorno, quindi insomma capite che è sicuramente un tema fondamentale da affrontare. Ora, per essere efficace però questa funzione di stabilizzazione innanzitutto deve essere economicamente significativa una volta a regime, no? Secondo indiscrezioni avete letto sui giornali, si parla comunque di 30 miliardi dedicati ad essa nel settennio, che si aggiungerebbero, no? Queste ipotesi che circolano ai 25 miliardi previsti per la funzione di sostegno alle riforme strutturali, però non basta chiaramente la dotazione economicamente significativa, ma questo strumento deve essere distinto e complementare rispetto all'attuale gamma di strumenti esistenti per sostenere le finanze pubbliche, dovrebbe essere neutrale a medio termine e non comportare dei trasferimenti permanenti tra Stati membri, questo chiaramente anche per essere accettabile da tutti, e contribuire comunque a una politica di bilancio sana che riduca al minimo l'azzardo morale, no? Per cui si rende chiaro che per accedere a questa funzione di stabilizzazione devono essere garantite diciamo, ci sono dei criteri di ammissibilità molto, molto seri. Ora, tutto questo è attualmente in discussione, qui ho finito il tempo a disposizione. Comunque, queste sono le proposte. Per la funzione di stabilizzazione, quella sulle riforme strutturali, come dicevo, l'iniziativa legislativa, la proposta legislativa vi sarà a fine maggio. Quindi io chiuderei qui, vi ringrazio. Ovviamente possiamo utilizzare temporaneamente per domande su questa parte o a quella di Antonia. Per l'intervento di Daria, che chiede, si faceva riferimento alla slide in cui è stato presentato il programma di assistenza tecnica, il programma di supporto per gli Stati membri, e chiede come l'Italia utilizza questa assistenza tecnica. Allora, l'Italia la sta utilizzando ampiamente. Adesso i dati sull'Italia non ce li ho, però è tra i paesi che la stanno utilizzando maggiormente. Vi dico che nel caso di 15, diciamo, sono stati 15 gli stati membri che ne ha fatta richiesta nel corso del 2017. Nel caso del 2018 ci sono state moltissime richieste, il numero di stati membri che hanno richiesto il supporto sono 20. Nel corso del 2017, questi 15 stati membri, tra cui l'Italia, hanno presentato ben 150 progetti. È il Ministero di De Vincenti che attualmente coordina i progetti tecnici che vengono finanziati dalla Commissione europea. Sì, forse si può aggiungere che questo è veramente un programma che finanzia l'assistenza tecnica, cioè gli esperti per esempio, cioè uno dei progetti presentati riguarda la pubblica amministrazione. E allora questi fondi non vengono usati per fare la riforma della pubblica amministrazione, sono piccole somme che servono per esempio a pagare il compenso di esperti che vengono da altri paesi su singoli temi, oppure che a disegnare,
L'idea è proprio di migliorare la capacità amministrativa, di mettere il meglio dell'Europa a disposizione di chi si occupa, chi deve fare delle grandi riforme. Ad esempio si finanziano anche viaggi di, diciamo, pubblici amministratori nei paesi in cui ci sono best practice in un particolare settore. Nel caso dell'Italia si sta chiedendo supporto tecnico, ad esempio, per la costituzione delle zone economiche speciali, con un progetto pilota a Gioia Tauro. In altri paesi ci sono progetti che riguardano magari più il mercato del lavoro. Quindi è veramente molto, molto ampio il range di supporto tecnico che può essere richiesto. Perfetto, grazie. Nel frattempo fioccano gli apprezzamenti per entrambe le relatrici, per la chiarezza, l'esaustività e la completezza delle informazioni. Non credo che ci siano altre domande. C'è una domanda che però dice: l'1% del PIL è riferito a quello nazionale o quello comunitario? Domanda Davide Ficola, però non so. Allora, nella slide si riferisce alla slide 15. Allora, queste sono sempre le opzioni che sono state messe in campo dalla Commissione per cercare di chiarire qual è il livello di ambizione finanziario che sarebbe necessario per avere uno strumento che funzioni. In quel caso si parla dell'1% addirittura del PIL comunitario, insomma sappiamo che questo sarebbe, no? L'intero budget a disposizione, quindi è semplicemente un'opzione, cioè un esempio, mettiamola così. Poi vedremo, questo fa parte, calcolate, la funzione di stabilizzazione, la funzione invece il meccanismo quello di a sostegno delle riforme strutturali, fanno parte di un pacchettino molto complesso sul quale si negozierà ogni singolo aspetto, no? Quindi ci saranno alcuni paesi maggiormente favorevoli alla funzione di stabilizzazione, altri che chiederanno: ok, ma se vige questo, se sosteniamo la solidarietà, dall'altro canto però vogliamo che ci siano degli impegni chiari su riforme strutturali che magari garantiscano il superamento di alcune problematiche strutturali nei paesi. Quindi abbiamo un po' di tutto sul piatto. Benissimo, grazie molte Daria. In attesa di vedere se arrivano altre domande su quest'ultimo intervento, approfitterei per rispondere ancora, c'è una domanda rispetto all'intervento della dottoressa Carparelli. Un partecipante chiede se esistono studi sulle distribuzioni di finanziamenti ai vari paesi che portino a un equilibrio delle risorse economiche degli stessi, tali da evitare di incorrere in penalità e frodi per la scarsa o errata capacità di gestire tali finanziamenti. No, purtroppo vi sentiamo un po' male, per cui ripete, se puoi ripetere la domanda un po' lentamente, così cerco di capirla. La domanda è riportata comunque anche nel box. Ah, Il partecipante ecco. domanda: esistono Non studi l'avevo. sulla distribuzione? Non vedo la domanda nel Esistono. box. Dunque, la domanda viene da? Ah, capace di essere. Di quali finanziamenti? Dunque, vediamo un po' se. Ah, ecco, esistono studi sulla distribuzione dei finanziamenti europei che portino a un riequilibrio delle risorse economiche degli stessi, tali da evitare di incorrere in penalità e fondi per la scarsa o errata capacità di gestire. Allora, sì, diciamo che parliamo essenzialmente, mi sembra di capire, di fondi strutturali in questo caso, che sono quelli preassegnati ai paesi, perché gli altri fondi, come sai, quelli per la ricerca, eccetera, così sono decisi a livello. Qui dobbiamo entrare un pochino in alcune informazioni tecniche. Gran parte dei fondi, politica di coesione e politica agricola, sono gestiti dagli stati membri e sono preassegnate, cioè la politica agricola diversamente, ma la politica di coesione è preassegnata agli stati membri. Tutti gli altri, ricerca, eccetera, sono gestiti a livello centrale dalla Commissione e sono assegnati con procedure competitive. Allora, quindi nel caso ci sono due ordini di ragionamenti da fare qua. Uno, come aiutare i paesi che risultano sempre fanalini di coda nelle competizioni, cioè dei fondi assegnati a livello centrale. E qui ci sono anche qui delle
In parte dei programmi c'è sempre una dimensione di assistenza tecnica per capire quali sono le problematiche che spingono, che fanno sì che alcuni paesi siano fanalini di coda. E poi ci sono, nel caso delle politiche di coesione, quelli sono preassegnati, quindi non è che non vengono redistribuiti, si perdono. Questo è all'interno dei paesi ci so, all'interno dei singoli paesi ci sono stati alcuni meccanismi redistributivi, però questi sono un po' ad hoc e negoziati con i singoli paesi. Non so se ho risposto alla domanda. Credo di sì, magari ce lo confermerà il partecipante, ma assolutamente sì, chiarezza e completezza assoluta. Il termine a disposizione è finito, quindi io ringrazio tantissimo di cuore, rinnovo i ringraziamenti alle colleghe della rappresentanza della Commissione in Italia, ai tanti partecipanti. Oggi abbiamo avuto 215 partecipanti, quindi a conferma il fatto che il tema era di assoluto interesse ed è valsa la pena quindi socializzare questo webinar anche a tutti gli utenti dello Europe Direct Roma Innovazione. Ricordo a tutti che la registrazione del webinar e dei materiali presentati, delle slide, sarà disponibile a partire da lunedì mattina al link dell'evento. Vi ringrazio tutti e vi saluto, vi do appuntamento al prossimo webinar, che vi ricordo si svolgerà il 3 maggio e tratterà il tema delle fonti europee, di informazione europea. Grazie, al prossimo appuntamento. Grazie.